In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile sul canale Perché elaborato esiste del la Sir Tony. storia? Si chiede Spengler, sottolineando la grande differenza a seconda che il singolo viva la consapevolezza dello sviluppo secolare della propria vita oppure che si consideri entità finita in se stessa. Penso alle masse perse nei media dove tutto è pubblicità e vendita. Ci parla dell'analogia tra Allora, uomini e anzitutto stadi. grazie per questa conversazione perché già mi sembra di vedere delle connessioni Parte la prova ontologica inaspettate dell'esistenza di Dio di Anselmo d'Aosta, e ora voi mi direte: ma che cos'è questa cosa? È la dimostrazione dell'idea che Dio deve esistere a partire dalla definizione di Dio come l'ente più perfetto possibile, e quindi per via di logiche, dimostrazioni bellissime che esprimono una forma assolutamente pura, si questa arriva alla cosa dei conclusione licei che che sono veramente un patrimonio straordinario, poi magari stanno anche non lo cercando so, di c'è un distruggerli un processo po'. di evoluzione in corso anche. beh, si cerca proprio di eliminare le materie, insomma, le materie che rischiamo, quindi di Accademia, la avere terra nuova. ragazzi preparatissimi da un punto di vista scientifico, tecnico, eccetera, ma poi aridi, no? Da un punto di vista sentimentale, perché cioè, sono studi la storia dell'arte, la filosofia, la letteratura, come Certo. dire, cioè, La come civiltà fai ad egizia è acquisire? un'incarnazione della preoccupazione per il futuro che si è espressa nella scelta del granito e del basalto come materiali per le opere d'arte, Tempo dice di, ancora non lo so, il Spengler. diario di un anno, perciò di un tempo determinato, mentre il blocco che contengono ha un tempo lunghissimo, è qualcosa che c'era prima che noi arrivassimo e che in qualche modo continuerà a esserci anche dopo. A me impressiona sempre questa idea questa cosa che noi ogni giorno abbiamo a che fare con tante cose che hanno una vita in qualche modo, una storia molto più lunga della nostra. Una volta leggendo Gita al faro di Virginia Woolf avevo trovato questa frase che sintetizzava benissimo, come dire, questo rapporto di cose, perché la frase dice: anche il sasso che calci con lo stivale E durerà più di quindi Shakespeare. immaginiamo l'era virtuale, no? Che si va delineando. Cosa resterà? Cosa resterà? Voglio dire, le piramidi egizie le possiamo toccare. E Il credo virtuale di che oggi. resisteranno perché ne abbiamo bisogno, perché comunque gli oggetti sono anche ancore in qualche modo che ci tengono. Che ci tengono fermi, no? Sono delle boe, senza essere, secondo me, rischiamo di perdere un po' degli Mentre orizzonti. prima della svolta mediatica e virtuale ci relazionavamo alle immagini, ad esempio una fotografia con una certa aspettativa di realtà, questa è la foto di qualcosa che è successo qui ed adesso, e quindi diciamo le immagini mantenevano come dire, una certa promessa di verità. Con le immagini virtuali, in questo mondo in cui siamo costantemente esposti a immagini sullo schermo, la televisione, il computer, il telefonino, i social media, eccetera, siamo esposti a immagini che sono immagini per definizione virtuali, cioè le immagini come sono processi, Chi non c'è più sospetta un che fra qui il calcolo e ora. differenziale e il principio dinastico del tempo di Luigi XIV, fra l'antica forma statale della polis e la geometria euclidea, fra la musica strumentale contrapuntistica e il sistema bancario di crediti, esiste un profondo nesso formale? Chiede ancora Perché Spengler. appunto, mentre il pesce è perfettamente adattato all'acqua perché sa esattamente cosa fare dentro all'acqua, l'essere umano è non perfettamente adattato, in questo senso un animale sì, ma deficiente perché non ha una risposta immediata nelle circostanze, cioè cosa faccio rispetto alle sfide della mia epoca che Il sia corpo che pesa. Sì, Arte e ottimo, ottimo. filosofia che chiamiamo il corpo che pesa, e quindi poi indaghiamo come appunto il corpo che in questa età del virtuale ci vogliamo dimenticare o abbiamo la tentazione di dimenticarci, in realtà pesa, cioè pesa come materialità nelle opere, ma anche come Sì, corpo pesa, sessuale.
bisogna portarlo in giro, bisogna prendersene cura, no? Bisogna accudirlo, perché poi il corpo tutta una volta ti presenta il conto, poi anche. E sono assolutamente d'accordo sulla questione della differenza, cioè del percepire, del concepire, la differenza con il corpo tra un uomo. Se riesce però, Chiara Bottici, a rispondere in un minuto, una domanda provocatoria ovviamente, ma insomma, considerando che adesso ci sono 4-5 persone che hanno un patrimonio personale superiore a quello di uno stato tipo l'Italia, ecco, possiamo ancora parlare di stati? Lo stato è di sicuro messo in discussione, nel senso che sia a livello sovrastatale che a livello sotto dello stato esistono forze che accumulano, in termini di capitale accumulato, ma anche in termini di influenza, un potere tale da mettere in discussione il potere stesso degli stati. Non c'è dubbio, c'è chi parla dell'eclissi dello Stato, chi parla della fine della sovranità statale. Resta un fatto che ciò che definisce lo Stato è il monopolio della coercizione fisica legittima, e questa è ancora. Contemporaneamente trovate i dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.